Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Rimango un po' perplesso perché stavo guardando le quest e Conquest of Africa è rimasta buggata, mi sa, perché 5 su 5 pacificati, ma boh. Passerei adesso a vedere quella di Lunia per vedere che cosa ci dice. Nel frattempo ho preso qua le due robine, in realtà era una sola, l'Iron Mine, perché la query è per le strade, e ho messo le strade. E nulla, poi ho spostato la legione qua per fare un po' di provviste. Sto facendo un po' di provviste, speriamo che... Ecco. Tra l'altro... sì, tanta roba. Ho fatto un po' di... Replenish dei cosi, ma ne mancano ancora. Sono abbastanza messo malino, ma vabbè. Per ora. Tra l'altro, quello qua sotto si è... No. Ci mettono un po' per refresharsi, ma mi sa che dovrò affidarmi molto a quelli, perché le provviste sono sempre un po'... Ah, sono obbligati. E cosa mi fai scegliere se siamo obbligati? Vabbè. Absolutely barbaric. E lui? Ci siamo? È la sua volta? No. Confusione. Pronti? Eccoci. Allora dobbiamo incontrare di nuovo Lunia. No, questo è Glus. Nel dubbio facciamo che salviamo. È vero che c'è un autosave, ma... Male non ci fa. È vero tra l'altro che c'avevamo l'altra, Gegania Bibacula. Quello che avevamo usato per la live, mesi fa ormai. Quando era appena uscito il gioco. Scusate, spero che non si sentano delle urla da fuori perché c'è gentaglia che urla. Salve legate. The campaign is going well. We have almost achieved our goals. I'd say a celebration is in order. Ok, è contenta. Dice che dovremmo celebrare. Andrei sulla seconda. La seconda dice: Salve Lunia, sta a te decidere. C'è una ragione da ce per celebrare? There just might be. Potrebbe esserci. Il tuo messaggio menzionava qualcosa riguardo ad aver eliminato Udad. Quale sarebbe la tua ragione per celebrare? Not eliminating him, unless you wish to. Non eliminato, a meno che non tu voglia, a meno Udad's che wife is non voglia tu. pregnant. Ah, la moglie di Udad è incinta. Aspettiamo che continui la frase. Her name is Sakura, and she lives with Udad in Augila. If you can find a way into the city, I bet it would not be hard for your people to reach her. Sicura e vive con Udada a Augilia. Se riusciamo a intrufolarci, non dovrebbe essere infattibile raggiungerla. E quindi la uccidiamo? She would be far more valuable alive. Vero? E in più sarebbe disonorevole fare del male a un'innocente madre. Very much so. We'll need a way to get into and out of Agila safely, preferably with the dad's wife still alive. Quindi vogliamo cercare di rapirla. Access to Augila is under strict control for obvious reasons. But there is one type of person who can always enter any city if it is under siege. Una prostituta?
close. But not what I have in mind. Ah, Calides. The pro. I am talking about a merchant. Ah, un mercante. Non è mai troppo tardi per iniziare un business, immagino. There is no reason to start a real business here. Sì, ho capito, Calides. We will need disguises and goods to sell. I'm certain the boys of the Legion will be happy to procure the items we need. Ok, quindi dobbiamo travestirci da mercanti. E intrufolarci per rapire la moglie di Utat. Non mi piace sta missione. No, tutta questa parte in Africa mi sta sembrando proprio un po'... poco forte dal punto di vista narrativo. Sono un sacco di pretesti per allungare il brodo alla fine. Vediamo un po' a cosa ci porta tutto ciò. A una missione che sarà un rompimento di scatole. Allora, dobbiamo confiscare... ma perché dobbiamo confiscare? Non possiamo comprarli? No. Invece no, dobbiamo sequestrarli. Vabbè. Ah, Calide è salita di livello, ok. Facciamo che livellarla, allora. Interrupt al 100% di critico. Però direi di no. Andare sulla cura, sì. Che male non fa mai. Anche lui è salito di livello. Arius Metellus. E... andare più 10% di vita. Adesso dobbiamo andare ad Augila. Qua. Ah, tra l'altro è nel nostro territorio. Ma abbiamo quasi il replenish dei cosi, per cui aspetterei. Andiamo in là. No, Sinelos si è fatto male, porca miseria. Penso che dobbiamo andare in là. Allora, entriamo qua, mettiamo Sinelos a riposare. Poi dobbiamo tornare un attimo quando ci saranno i replenish per gli oggetti. Allora, outpost management, please. Outpost management. Cioè, sì, ne lo scrivettiamo qua. Upgrade. Cosa c'è? Ah sì, questi, ma non mi interessa. Cioè, io vorrei il legatus. Perché quello serve molto di più. Usciamo. Non so, adesso stanno anche ridendo sguaiatamente. Non so che cavolo di problemi hanno qua fuori. Allora, niente, aspettiamo un attimo. Ah sì, no, sei già stato cura così instant. Ok, la tenda è stata
replenishata, cioè rifornita. Parliamo italiano, visto che c'è, cioè, dovremmo conoscerlo come lingua, conoscerlo un po' tutti, visto che siamo qui in mezzo a noi. Dai, come on. Allora, riesco a farlo da qua? Mi pare che... sì. Allora, vai con i pilum. Vai con i pilum e vai con il bandage. E poi rispariamo al tizio qua. E lui è vero che dà più uno, sì. Tra l'altro, quando avremo l'upgrade possiamo farne 4 alla volta, perché... è un bel problemino. Altrimenti, visto che in questo... vabbè, forse era solo quella, eh. Però... missione, ma ci ha chiesto una vagonata, una catervata proprio di... ma una scaletta per scendere qua? No, no. I... hunting ground qua non ci sono più, no. Fuori per ora. Vabbè. E che non abbiamo tanto di suo cibo, porca miseria. Tutti i soliti prendere. Giulia e Deianeira. Vai. Dobbiamo rapire una donna incinta. Non mi sembra molto... corretto, ma neanche quello che hanno fatto loro, d'altronde. La guerra è guerra. Credo. In una guerra normale mi avrebbero fatto fuori subito. Ok. Udad's home is at the side of the path leading from the market to the citadel. Its defenses are relatively poor and the guards look excessively dumb. Ok, Udad abita sul percorso che va dal mercato alla cittadella e non ha grandi difese. Abbiamo un piano? There is the direct approach, of course. We can simply walk up to the front gate and start a fight. It might be possible to lure our target out from behind her walls. Ok, potremmo attaccare direttamente e tirare le guardie lontano dalle mura. Perhaps the merchants in the market know her daily routines. O magari i mercanti conoscono le sue abitudini giornaliere. Ok, guardiamoci intorno un attimo. Ah, poi ci darà la casa, ma... proviamo a parlare qua con un mercante. Welcome, welcome, colleague and neighbor. What brings you to Al-Jilla? Vuoi vedere cos'è in vendita? Ma tanto cibo ma pochi soldi. Dacci un po' di cibo visto che non abbiamo tanto effettivamente. Cavolo, 1000 sono solo queste poche razioni. Vabbè, meglio che niente, per carità, però... Welcome back, my friend. Are you looking for something? Ah, c'era una terza opzione prima, perché non c'è più? What kind of woman do you need? Una donna. I am not that kind of merchant, but I could direct you to one. Ah, dice, di che donna hai bisogno? Non so quel tipo di mercante, posso indirizzarti.
No, ti sei confuso, cioè non hai capito. Sto cercando una donna specifica, si chiama Sekura. Forbidden fruit, huh? Exciting! I don't envy you, my friend, but I can help you. For a price, of course. Ok, dimmi il Nothing prezzo. too extravagant. Shall we say 1000 denari? Va bene. The woman you are looking for comes to the market stalls every now and then. You are a merchant, are you not? Erect your stall here and you will meet her eventually. Only two Ok. guards accompany her usually. You can easily talk to her in front of your own shop. Commerce is the best aphrodisiac, is it not? Posso comprare il tuo? You wish to buy me out? She does shop here often. My stall will serve you well indeed. You may have it for 3000 denari. Va My bene. stall is yours. I wish you the best of luck with your venture. Now, if you will forgive me, I am off to have an enjoyable business meeting with the wine vendor. What happened to the man who used to own this stall? L'ho pagato molto bene, quindi per poter stare un po' di tempo con te. Wait. I know you. You are the Roman my husband spoke to at the Court of Heaven. Però saprai che la tua vita è in pericolo. Vieni, pacificamente o uccideremo le tue guardie. Friends, protect me. E niente. Stay away from me. Stay away from They're me. Killing each other. Run. Help! Saran! I have nothing to do with this. She's all right. Let's tie her up and get Ah, out of here ok, before I redeem the shackles. bodice. Penso che gli altri li devo seccare comunque. Ma questo delle altre guardie, porca miseria. Dove deve scappare più che altro? Di qua.
kill us all! Aia, la gente del... Abbiamo pagato 4.000 denari per niente, alla fine. Sì, 4.000 denari per niente, proprio buttati. Andata. Dai, vai. Ottimo, molto bravo. Il Bloodthirsty ci torna molto utile. Questo ce la fa? Forse no, facciamo un... un gelotto. È questo. Sì, ci fermiamo qua. E arrivano. Dobbiamo scappare con tutti. Allora, sono tantissimi di qua. Aia. Sì, sì, non lo so, capito, non stai molto bene. Deve nera, la farei andare in qua. Va bene. Per caso una curina per lei, sì. Allora facciamo così e poi
Tiriamo giù con lui. Così arriva il Bloodthirsty massimo. Ottimo. Ah, qua c'è varia gente che sta arrivando. Manderei lei qua. Lui qua. Allora, arrivano parecchi, per fortuna non sono fortissimi per ora. Aia. Appena detto. C'è degli scudini, per cui andrei un attimo qua. Così li ritogliamo. È andato. Là c'è tanta gente, quindi non manderei il mio omino là a morire fortissimo. Al togliersi gli stunned, ma non togliere altre robe. Non può curarlo. E i rinforzi arrivano pian piano, ma... Allora. Vabbè. Non l'ha tirato giù. Molto bene. Ah, quello non ridava. Ho sbagliato allora.
Quello flanked non ci arriva, questo l'altro neanche. Vai, così magari ce la facciamo. No! Sì, non lo so, va là. E poi cure. Non è avvelenato, quindi. Deve con questo. Per quello potremmo forse seccarlo. Vada. Andiamo. Chi è che ha? Fai un... Aia! Ah, di nuovo su Sineros, ma perché? No, non è Sineros sto giro, oh sì, no. È una bestia sto giro. Chi fa poco danno? Lui fa poco danno. È così. Ottimo. Proprio quello che stavano cercando. Vai. Bravissimi tutti. A me resta ancora Yulia Kalida qua. Ci proviamo? Niente.
c'è più nessuno in giro. Aia, te l'ha detto. Riesci a correre là con tutti? No. Proprio col Kaiser. Vai tu. Giulia qua dovrebbe vederli tutti e due. Ottimo. Uno va. Due va. Tre va. Ne va. Aia, beh, se non è messo benissimo, eh. Speriamo di concludere ora, perché altrimenti... Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo usato un po' di robe, ma oh... Meglio così, no? Alla fine servono per quello. Ma di nuovo, c'è un video durato infinità ancora. E che se c'è il pezzetto iniziale, poi dopo col combattimento diventa troppo lungo. Vabbè, niente. Detto questo, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.